È iniziato il match tra gli FC Partenope, ormai compagine storica del torneo, la classica divisa blu, inserti dorati e bianchi. Contro di loro ci sono gli Stocazzo, in cui figurano i fratelli Sorbo, i veri top players del match. Sorbo, la figura. Sì, ma io Tira! non mi ero accorto che lui non era portiere. Conclusione! La sbloccano i Partenope, la dedica di Mario Rui, che teme di perdere il posto con il ritorno di Gulam, e risponde alle critiche così, con il gol Cavolo, era pure importante. dell'1-0. Palla dentro, occhio, Toppo la lascia lì! Se l'era chiamata! Pellicchia, ma Toppo non si è fidato del suo portiere, e il mago Sorbo l'ha punito, subito il pareggio, 1-1. Allora non giochiamo lui, quando giochiamo, non giochiamo lui, quindi lo vendi loro. Faccio la squadra da due. Sorbo! Con il destro sotto le gambe del portiere, la doppietta del mago, la rimonta dello Stocazzo che si porta su 2-1. Sì, madre, comunque Ma devo che gli hai uscirci. tirato la palla? Gioca, gioca, gioca! Rea, va da solo, Rea, la piazza! Che gol! Che gol! Il 3-1 dello Stocazzo! Stanno Grandissimo tiro a giro di attaccatissimi. Rea. Scambia dall'altro lato, c'è il destro, ancora mira da rivedere. E su questa conclusione si chiude il primo tempo a punteggio di 3-1 in favore dello Stocazzo. No, questo è Paolo Messina. Passa il cinghiale, mi sbaglio. Va dal centro il mago, sempre al posto giusto, al momento giusto. Arriva la tripletta e il 4-1. L'intesa fraterna funziona. Dilagano con i ragazzi dello Stocazzo. Rea va da solo, Rea fino in fondo. Può calciare col destro e un assist il mago col tacco. Calcia largo. Conclusione, arriva la rete. Anche il quinto gol lo sigla l'ottimo Sauto, che non sbaglia. Palla dentro, De Vita la tocca dolce, anticipa Anastasio in uscita. Gol bellissimo di De Lorenzo, 5 a 2. Accorcia e lo ferma, sarà rimessa per i Partenope. Palla dietro. L'1-2, Sorbo calcia sull'esterno della rete per lui. Se ne va Galdi, salta tutti, scatenato, poi scarica sul mago, occhio alla 4 contro 3, palla al centro, non la tocca nessuno, era un assist, diventa un gol, tutto ciò che tocca il mago Sorbo diventa oro. Remida fa 6 a 2, palla al centro, il tap-in vincente. Cala la notte per i Partenope, lo Stock si porta sul 7 a 2, c'è gloria per Saut che fa doppietta. Galdi col mancino, secondo palo, Sorbo la mette giù, grandissimo aggancio, poi la tiene anche in gioco, prova a calciare, risponde presente Pellicchia. Calcio di rigore, va Sorbo, non sbaglia, chiude i conti sull'8 a 2 il mago, 5 gol. E si porta quasi due palloni a casa.